Amici ed amiche dell'Alta Informazione, siamo in zona rossa. Da lunedì 15 marzo e fino al 6 aprile la nostra regione è nella fascia più pericolosa. Siamo in buona compagnia, visto che mezzo territorio nazionale è stato classificato appunto in questa fascia. Vediamo ora che cosa si può e che cosa non si può fare. Scuole, tutti gli istituti di ogni ordine e grado, dagli asili nido alle superiori, devono chiudere e si fa la didattica a distanza, tranne per i ragazzi disabili che lo fanno a scuola. Una decisione, quella della didattica a distanza, contestata da molti genitori anche a Domodossola, dove è nata una singolare protesta da parte dei genitori dei ragazzi delle scuole Kennedy, con cartellone affissi fuori dalla recinzione, dove chiedono di poter tornare a scuola. Altra novità riguarda le visite ad amici e parenti, proibiti per tutti. In zona rossa non vale più la deroga di Natale, che consentiva uno solo spostamento una sola volta al giorno con al massimo due persone, eventualmente accompagnati da un minore o da un disabile, verso appunto un'altra abitazione. Dopo la scuola parliamo di parrucchiere e barbieri che dovranno chiudere, così come i centri commerciali che non saranno più salvati come è avvenuto nel passato da queste chiusure. Per quanto riguarda la spesa, la corsa, i luoghi di culto e le seconde case, è obbligatoria l'autocertificazione in zona rossa, che non si può uscire di casa se non per andare a fare la spesa, buttare la spazzatura, andare a correre, fare una passeggiata intorno a casa con i propri figli, portare fuori il cane nei pressi della propria abitazione, raggiungere il luogo di culto più vicino, andare ad acquistare il giornale. Quindi ricordate che non si può uscire dal proprio comune o dalla propria regione se non per lavoro, urgenza o salute. Tutte queste eccezioni restano sempre valide, quelle relative all'assistenza a persone anziane con non autosufficienza, ai figli minori o attività di volontariato nell'ambito del Servizio Civile Nazionale per la gestione dell'epidemia in corso. Altri spostamenti verso seconde case possono riguardare solo lavori di somma urgenza, tipo un allagamento. Ricordiamo che il Piemonte ha già proibito già da questo fine settimana. Si può andare in auto per necessità con persone non conviventi, indossando tutti la mascherina. Per muoversi da casa è obbligatoria l'autocertificazione, preferibilmente da stampare e compilare. Sempre in zona rossa stop anche a tutti gli altri servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie, tintorie e pompe funebri. Restano sospese le attività nei centri benessere e nei centri termali. Il fitness solo all'aperto e vicino casa. Fermo il cancetto. Parchi aperte, ma da noi la regione li ha chiusi. Palestre e piscine restano chiusi in ogni città d'Italia, tanto più in zona rossa. Via libera anche alla corsa e alla bicicletta, purché siano attività individuali, si svolgano nei pressi della propria abitazione e si mantengano 2 metri di distanza da chiunque. Se durante l'attività fisica si sconfina in un altro comune, questo non è punibile, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il comune di partenza. Restano sospesi anche gli sport di contatto, dal calcetto allo judo, a meno che non sia all'interno di competizioni sportive di interesse nazionali. Stop anche agli altri sport nei vari circoli sportivi, pubblici e privati, sia all'aperto che al chiuso. Si fermano quindi anche le partitelle di tennis e di calcetto fra persone. Ecco, tutte queste sono le cosa si può fare e cosa non si può fare. L'abbiamo fatto, amici ed amiche dell'Alta Informazione, perché ci sembrava giusto, perché dureranno fino alla questione di Pasquetta, Pasqua e Pasquetta, dove lì ci sarà, come avete visto, una possibilità di deroga. Che cosa ne pensate? I soliti metodi: Facebook, Instagram e Twitter dell'Alta Informazione. Mettete i vostri like e commentate. A domani con un altro video dell'Alta Informazione.